Io ero responsabile a Genova solo della mia troupe, chi guidava la squadra di giornalisti e teleoperatori era Enrico Mentana, il direttore del TG5 che si era trasferito a Genova per andare in diretta da lì. E voglio ricordare che TG5 fu il telegiornale che alle 8 di sera mostrò con chiarezza la pistola che dal retro del Defender stava sparando provocando la morte di Carlo Giuliani. Guarda, io con tutto rispetto per il dolore di un padre, credo che le cose vadano separate. Una cosa fu Piazza Alimonda e in generale gli scontri di piazza quel pomeriggio. Un'altra cosa fu la scuola Diaz, vergognosa, una pull'irruzione vendicativa della polizia in un luogo in cui si apprestavano a trascorrere la notte centinaia di ragazzi innocenti. Altra cosa ancora, e secondo me la peggiore, fu Bolzaneto, perché Bolzaneto succede anche il giorno dopo ed è una struttura dello Stato. Bolzaneto per me è Santa Maria Capua Vetere Certo. 20 anni prima. Allora, ripeto, sono tre cose molto diverse tra di loro che vanno analizzate. Io posso dire come la vedo, come la vidi da cronista, insomma, senza nessuna bandiera che non fosse la mia telecamera. Credo che ci fu un concorso di colpa di tutti. Politico, perché da un lato c'era un centrodestra appena salito al governo che voleva dimostrare che loro sì sapevano gestire l'ordine pubblico, dall'altra un centrosinistra a cui non dispiaceva di rovinare la festa del G8, chiamiamola festa, e che lasciò gestire la cosa al Genoa Social Forum. L'ho detto anche recentemente in un documentario dedicato ai 100 anni del PC, se ci fosse stato un partito comunista, il vecchio Partito Comunista Italiano, o non ci sarebbe fatto il G8, ma Genova e il G8 erano stati scelti dal governo D'Alema che precedeva il governo di centrodestra, o ci sarebbe stata un'imponente manifestazione, ma senza incidenti, perché i servizi d'ordine dei metalmeccanici, del sindacato, insomma, avrebbero tenuto la cosa sotto controllo. Fu una sconfitta di tutti, secondo me, Ok. concorso di colpa Allora. di chi organizzò l'ordine pubblico, concorso di colpa di chi organizzò le manifestazioni, una sconfitta per l'intero paese, per tutti. Allora, torniamo tra poco anche.